credevo che mi avessi preparato una ciotola di crusca. Era finita e allora ti ho preparato dei bocconcini di fieno integrale. Bene, perlomeno le frittelle sono commestibili. Già, sono molto leggere. Luigi, che cosa sta succedendo? Ma che succede? Dato che la principessa Amarena non vuole cedermi il suo regno, glielo strapperò con la forza. Il tuo nuovo raggio solleva tutto, sta funzionando perfettamente, Cookie. È naturale che sia perfetto. Dopotutto l'ho inventato io che sono un genio. Questa volta hai fatto un bel lavoro, Cookie. Lo sapevo che eri più intelligente di quanto sembrasse. Presto ogni cosa nel regno dei funghi leviterà fino alla terra d'aria. E nessuno potrà fermarci, visto che l'imperatore della terra e del cielo si trova al sicuro nella nostra gabbia. Questo è un oltraggio. Quando il mio popolo scoprirà che mi avete preso, si rivolterà. Sono delle persone molto rivoltate. Tanti. Oh, mamma! Bene, salutate i nostri vicini. Ma quale può essere la causa? Non ne ho idea, ma dobbiamo fare qualcosa, altrimenti colpirò il soffitto. È davvero terribile, sta andando tutto per aria. Persino il carretto dei gelati. Non voglio niente, non voglio appesantirmi. Luigi, questo non mi sembra il momento adatto per scherzare. Scusami. Sembra che sia riuscito a risollevare le sorti del regno dei funghi. Aumenterà la potenza del sollevatutto. No, lo sovraccarichi! Non potete sbatacchiarmi in questo modo! Fermate subito questo affare! Vi ho detto di fermarlo, avete capito? La mia imperiale ciccia va tutta su e giù! Così va molto meglio. Beh, d'accordo, cadere addormentato, ma questo mi sembra ridicolo. L'imperatore Ed è scappato dalla gabbia. Dannazione, sta andando tutto storto. Caspita, papà reale, hai combinato davvero un bel pasticcio con il mio raggio sollevatutto. Guarda com'è, me l'hai completamente rovinato. Quello che ho fatto non ti deve riguardare. Riparalo e taci. Mi piacerebbe sapere la causa di tutto ciò. Beh, per fortuna adesso è tutto finito. Oh, Ughetto, sei tutto intero. No, non vi preoccupate, anche se il cervello mi è andato in pappa. Imperatore Ed, gentile da parte tua piombare qua di sorpresa. Oh, principessa, ci troviamo tutti in grave pericolo. Re Attila mi ha rapito dal mio castello. Voleva far levitare il tuo regno fino alla terra d'aria. Con il suo nuovo raggio solleva tutto. Bene, Luigi, dobbiamo riaccompagnare l'imperatore Ed nella terra d'aria. E poi andiamo a far ritornare Attila con i piedi per terra. Ehi, ne ho trovata una! Ehi, siamo stati fortunati! Erano le ultime superfoglie di questa foresta! Potere dei procioni! Ah. Ed ora voliamo fino alla nave flagello e distruggiamo il raggio di Attila! E mentre voi andate alla nave, noi legheremo tutto per bene, nel caso Attila riattivasse il raggio solleva tutto! Vi ringrazio molto per il passaggio, il mio castello si trova proprio dietro quelle nuvole! Questa è la tua fermata. Vi ringrazio, che male. A quanto pare Attila sta usando ancora il raggio solleva tutto. Ecco fatto. Adesso il mio raggio è 10 volte più potente di prima. Ora sì che posso divertirmi un po'. Strisceremo dentro e sorprenderemo quei tontoloni. Sorpresa! Bene, bene! Siete arrivati in tempo per vedere il grande show! Sembra che le sorti del regno dei funghi si stiano risollevando! Non ce la farai a portare a termine il tuo piano! Sì che ce la farò, invece! La principessa non ha speranze! So benissimo che ho detto la stessa cosa una zilione di volte, però questa volta non mi sbaglio! Il suo popolo volerà via e il regno dei funghi sarà finalmente mio! No!
È molto più facile che strappare un dente. Ed è anche molto più divertente. Cerca di resistere, Luigi, e ti tirerà fuori di qui. Ehi, lancia attrezzi. Devi solo aprire la nostra gabbia e questa deliziosa barra di cioccolato sarà tua. Allora che ne diresti di prestarci una chiave inglese solo per un momento? Ok, se è così, sappi che non ti assumeremo mai come aiutante. Presto, entriamo! Oh. Ah! Mario e Luigi avrebbero già dovuto essere di ritorno. Si vede che si trovano in pericolo. Come al solito, no? Da qualche parte nei sotterranei del mio castello ci deve essere un cofanetto d'oro con dentro delle magiche ali dorate. Le useremo per andare alla Terra d'Aria a vedere cosa è successo a Mario e Luigi. Oh, caspiterina! Da quanti secoli non vengono fatte le pulizie qua dentro? Questo posto è il paradiso della spazzatura! Allora, dobbiamo trovare la camera segreta che si trova dentro la stanza nascosta che è alla fine del tunnel misterioso. Ok, io controllo il lato sinistro allora. E io vado a destra. Credo che darò un po' di energia per quadruplicare la potenza, così ci impossesseremo del regno dei funghi prima di cena. Vuoi quadruplicarne la potenza? Assorbo le papà reali! Secondo me non dovresti farlo! Ah, stai tranquillo! Impara un po' a stare al mondo! Non abbiamo speranze! Ci sono troppe cianfrusaglie! In tutta onestà, principessa Amarena, non mi sarei mai aspettato da parte tua un disordine simile! Senti, non puoi aspettarti che io governi un regno e trovi il tempo per portare fuori la spazzatura! Quella è la camera segreta! No, è la stanza nascosta! Ah! Eccolo il cofanetto d'oro. Prendiamo le ali magiche. È davvero difficile riuscire a controllare senza problemi queste ali. Mi fanno sentire terribilmente ridicolo. Ma non essere così imbarazzato, detto. Sarebbe peggio trovarsi in televisione davanti a un milione di persone che ti guardano. Basta fare tante storie. Dobbiamo andare ad aiutare Mario e Luigi. Odio doverlo ammettere, ma questa volta Reattila ci ha battuti ed ora sta calando il sipario sulla terra dei funghi. E calano anche le veneziane. Cookie, metti il pilota automatico al tuo raggio solleva tutto. Obbedisci al papà. Dal momento che ci troviamo qua, voglio impossessarmi anche della terra del cielo. Ascoltatemi bene! Quella che sentite è la voce del perfido Reattila, che diventerà il vostro nuovo sovrano. Da questo momento obbedirete solo a me. Adesso ascolta una cosa, grande babbeo verde! Il mio popolo non ti obbedirà mai! Ha ragione! Non ti obbedirà mai! Possiamo tranquillamente goderci lo spettacolo! Ho appena regolato il mio raggio solleva tutto su caos totale! Bravo! E adesso li faremo ballare tutti quanti! Così va molto meglio! Ehi, signor lanciattrezzi! Ops! Principessa, caspita, siamo proprio felici di vederti! Ehi, ragazzi, quella era casa mia! Questo mi fa venire in mente un'idea. Presto, rubiamo il raggio solleva tutto e portiamolo in casa di Ughetto. Avanti! Ed ora finalmente la terra del cielo e il regno dei funghi sono entrambi miei! Dopo tutti questi anni ho ottenuto quello che mi spetta! Certo! Otterrai esattamente quello che ti spetta! Cosa? Ladri, quello è mio! Ridatemelo subito! D'accordo, come vuoi tu, Attila! Mettilo pure alla massima potenza, Luigi! Faremo levitare la nave flagello di Attila fino alla Terra Oscura! È stata tutta colpa tua, Cookie!
E adesso riporteremo tutto quello che appartiene al regno dei funghi nel regno dei funghi. Mm-la. Fantastico, amici! Missione compiuta perfettamente. A che punto ero quando sono stato bruscamente interrotto? Stavi per assaggiare le frittelle di Ughetto e poi hai preso il volo verso il soffitto. Questa volta mi assicurerò di essere abbastanza pesante per non volar via.